23:20. Alle 23:20 c'è stato l'impatto, come potete vedere, del primo vagone, l'inizio, il vagone è stato travolto, ha travolto un carico eccezionale che si trovava collocato proprio nei binari, quindi quando arrivate gemello di quello che è alle vostre spalle, e praticamente sono delle strutture che servono per del compostaggio, sono quasi delle piccole case, sono degli edifici, e se per un motivo che non è ancora chiarito, se sia un ritardo nel momento del transito o un difetto del passaggio a livello, si è trovato ad impattare contro questa casetta che era davanti e bloccava i binari, e questo ha creato un impatto durissimo in cui ha trovato la morte immediatamente il macchinista. Quello che è successo io non lo so, so che era un trasporto eccezionale da quello che ho sentito, però di più è il magistrato e i carabinieri che stanno facendo le prime indagini. Altro non lo so, l'unica cosa è che hanno, come si chiama, l'autovettura ha investito, cioè il treno ha investito questo trasporto eccezionale, quanto io so in questo momento. Ma devo dire che i risultati, mi pare che ci sia una vittima, una ventina di feriti, codice giallo, codice verde, che sono trasportati al CTO di Torino, a Ivrea e a Chivasso. Minchia di nuovo, anche tu che... Oh.